Benvenuti o bentornati nel canale. Siamo nel Palazzo Ferroviario San Filippo. Ve lo ricordo, vi lascio un video qua sopra nelle schede se volete andarvelo a vedere. Questo plastico si trova in Toscana, dalle mie parti, nel comune Gambassi, però vicino a Certaldo. Praticamente siamo nel comune Certaldo, siamo in confine. E in questo plastico, che è diciamo il più grande d'Italia, o quantomeno il più grande d'Italia, dove si viene, si visita, vedete un po', e non si paga il biglietto. Se volete venire, venite qua, potete lasciare un'offerta, ma è tutto da godere completamente, gratuitamente. Ve lo consiglio assolutamente, vi lascio il link sotto della posizione dove sono e del sito. Ma oggi cosa faremo? Faremo una cosa nuova, diversa da quello che si vede in tanti video sui plastici, e il Bighet vi porta a fare un volo. Qui è un canale dove si parla di droni, di tecnologia e di modellismo anche ferroviario e dinamico anche, e allora si unisce l'utile al dilettevole, ovvero si faranno dei voli, si volerà con il piccolo Mini 2 proprio su questa meraviglia, e vi farò godere di un volo con il drone proprio su un plastico, come se fosse vero. Datemi un like, e che ve lo dia a fare, iscrivetevi al canale, vi aspetto tantissimi, perché questo è un video da una marea di like. Datemi un like, oltre a una marea di iscritti, e si parte, perché vi faccio vedere un bel volo qua. Vai! Qui c'è, cioè, questi ragazzi sono tutti alla cabina di regia, pronti a gestire. C'ho il Pisto qua, che è ovviamente anche lui un super dronista mega galattico, che viene sempre con me a volare. E noi non ci si fa scappare l'occasione di volare su sta roba, sì, il minimo. E allora, il che ve lo dia a fare, vi lascio alle immagini che vola su tutto questo. E anche magari a chi immagina da terra non ci sta male, ma guardatela un po' e poi ci si saluta. Insomma, ragazzi, avete visto? Veramente, veramente figo. Ci siamo divertiti una marea,
Abbiamo dovuto volare ovviamente in atti, non c'è GPS, molto piano, tranquillamente, per non far volare un po' tutto, perché qui vedete ci sono alberelli, ci sono tutta una serie di piccole cose in miniatura che ovviamente abbassandosi troppo il drone con le eliche portava via con il vento, per cui tanta attenzione ma anche tanto divertimento. Volare con il drone in zone, perché c'è la stazione Firenze e ci si può volare, ma noi ci si è volato di giorno e si è buttato il drone a 100 metri, lì l'altezza è 25, fai il conto voi. Volare su un plastico o un drone è una cosa che ci mancava e spero che sia chi gli piace i droni, sia gli piace i plastici ferroviari abbiano apprezzato questo contenuto. Spero l'avete visto, come avete capito qua ci si diverte, soprattutto si cerca di trasmettere delle passioni, dei divertimenti. In questo caso io ho unito le passioni, ovvero il modellismo con il drone, e spero il risultato vi abbia decisamente appassionato come ha fatto al sottoscritto. Ci vediamo alla prossima da Certaldo, dal Plastio San Filippo. Mi raccomando, venite a visitarlo, non pagate nulla, è enorme. Ciao! We'll be right back.